L'indicativo futuro semplice della quarta coniugazione. Per la quarta coniugazione ci serviamo del classico verbo audio, audis, audivi, auditum, audire. Audio, audis corrispondono alle forme dell'indicativo presente, io ascolto, tu ascolti. Audivi è invece, come sappiamo, il perfetto, prima persona singolare, io ascoltai, auditum è il supino e audire infine è l'infinito presente. È questa forma che ci servirà per la formazione del futuro semplice attivo e passivo di audio. Come si forma il futuro semplice attivo di audio audire? Prendo il tema del presente che ricavo dall'infinito presente, staccando la desinenza re, audire, audi. Al tema del presente aggiungo per la prima persona singolare il suffisso temporale a, audi, a, e poi la desinenza attiva della prima persona singolare, audiam. Per le altre persone, invece del suffisso a, aggiungo il suffisso e lunga, quindi audi es, tu ascolterai, audiet, egli ascolterà. Coniughiamo ora l'indicativo futuro semplice e attivo di audio audire. Audiam, io ascolterò, audies, tu ascolterai, audiet, egli ascolterà. Audiemus, noi ascolteremo, audietis, voi ascolterete, audient, essi ascolteranno. Passiamo alla forma passiva, la formazione è analoga. Prendo il tema del presente che ricavo dall'infinito presente, staccando la desinenza re, audire, audi. A questo tema aggiungo per la prima persona singolare passiva il suffisso temporale a, quindi audiar, io sarò ascoltato. Per le altre persone invece aggiungerò al tema del presente il suffisso temporale e, quindi audieris e audietur. Rispettivamente tu sarai ascoltato, egli sarà ascoltato. Coniughiamo ora insieme l'indicativo futuro semplice passivo di audio audire. Audiar, io sarò ascoltato. Audieris, tu sarai ascoltato. Audietur, egli sarà ascoltato. Audiemur, noi saremo ascoltati. Audiemini, voi sarete ascoltati. Audientur, essi saranno ascoltati.